Chi è mai che desidera questo? Mio cugino Westmoreland. No, mio caro cugino. Se è destino che si muoia, siamo già in un numero più che sufficiente. E se viviamo, meno siamo. E più grande sarà la nostra parte di gloria. In nome di Dio ti prego, non desiderare un solo uomo di più. Anzi, fai pure proclamare a tutto l'esercito che chi non si sente l'animo di battersi oggi, se ne vada a casa. Gli daremo lasciapassare e gli metteremo anche in borsa i denari per il viaggio. Non vorremmo morire in compagnia di alcuno che temesse di esserci compagno nella morte. Oggi è la festa dei santi Crispino e Crispiano. Colui che sopravviverà quest'oggi e tornerà a casa si leverà sulle punte sentendo nominare questo giorno e si farà più alto al nome di Crispiano. Chi vivrà questa giornata e arriverà alla vecchiaia, ogni anno alla vigilia festeggerà dicendo: domani è San Crispino. Poi farà vedere a tutti le sue cicatrici e dirà: queste ferite le ho ricevute il giorno di San Crispino. Da vecchi si dimentica e come gli altri egli dimenticherà tutto il resto, ma ricorderà con grande fierezza le gesta di quel giorno. Allora i nostri nomi, a lui familiari come parole domestiche: Enrico e Re, Bedford ed Exeter, Warwick e Talbot, Salisbury e Gloucester, saranno nei suoi brindisi rammentati. E rivivranno questa storia. Ogni brav'uomo racconterà al figlio, e il giorno di Crispino e Crispiano non passerà mai, da quest'oggi fino alla fine del mondo, senza che noi in esso non saremo menzionati. Noi pochi, noi felici pochi, noi manipolo di fratelli, poiché chi oggi verserà il suo sangue con me sarà mio fratello, e per quanto umile la sua condizione, sarà da questo giorno elevata. E tanti gentiluomini, ora letto in patria, si sentiranno maledetti per non essersi trovati oggi qui, e menomati nella loro virilità, sentendo parlare chi ha combattuto con noi questo giorno di San Crispino.